Ok, 1, 2, 3, siamo online. Quindi, adesso non so se tu Giulia vuoi fare un po' seguito un po' meglio e vuoi descrivere velocemente quello che è successo a Piacenza prima di iniziare, che stiamo registrando. Ma a Piacenza è andata molto bene, abbiamo presentato due interventi, il prosumer che ha presentato Mario Fontanella, che avevate preparato insieme, e sulla realtà virtuale, la realtà aumentata, ma anche la comunità di apprendimento. Poi siamo passati all'altro intervento sulla comunità Edu3D. Abbiamo avuto un discreto riscontro, nel senso che il primo giorno è iniziato un po' in ritardo ad accedere al laboratorio il pubblico, i partecipanti. Dopo è andato molto meglio. C'era anche Ugo Gelli, abbiamo Oh. conosciuto di persona tanti, ho visto adesso che è entrato, e quindi se vuole dire anche lui qualcosa può. Bello, ben strutturato, i nostri due laboratori sono stati apprezzati. Abbiamo visto anche tante persone che conosciamo qui in virtuale e che sono passati anche solo a salutarci un attimo, quindi ci ha fatto molto piacere. C'erano i ragazzi del liceo Gioia di Piacenza che hanno fatto dell'accoglienza, sono stati bravissimi, gentili, sono anche ben organizzati. Tutto sommato, insomma, l'argomento l'ho pubblicato la diretta streaming. Abbiamo fatto due filmati YouTube. Però pensavo di fare una presentazione una volta appunto qui nel mondo con Mario, proprio qui che si presenta il suo contributo. E, tra il resto lui aveva portato anche il Merge Cube. Poi aveva portato un visore 3D e anche come si chiama, cardboard, se non mi sbaglio, in cui si mette il telefonino. Abbiamo fatto un po' anche di esperienza entrando in laboratorio, entrando nell'ambiente, insomma, avevamo tutti i computer a disposizione, era una delle poche aule complete di computer, insomma. Vabbè, l'interesse per il mondo virtuale c'è. Molti si sono stupiti persino di tutto quello che avevamo fatto, è piaciuto tanto. Ugo sta dicendo, era Dante. Perché abbiamo messo gli account che avevamo della Divina Commedia e del Piccolo Principe, quindi erano collegati con i nostri account. Fatto Dante per un po', sì. E vicino aveva Beatrice accanto. Non so se era proprio una Beatrice o un Beatrice, perché chiaramente gli account sono stati messi un po' in modo non organizzato per compagni di banco, insomma, come c'erano, come siamo riusciti. È andata bene comunque. Anzi, adesso sia Michelangelo che Mario si hanno preso gusto e mi hanno detto qual è il prossimo evento, qual è la prossima. Va bene. Magari se succede poi, Vediamo. fra qualche mese potrò forse partecipare di nuovo anch'io, che magari riesco a Sì. trovare un po' di ferie adesso. Ti sei mancato tanto, ti abbiamo comunque ricordato, nominato, hanno avuto anche piacere molti nostri partecipanti ai corsi di vederci di persona.
esistiamo davvero. Ma sì, ma infatti... qualche mese spero anch'io di farcela. Ecco, anche Eva, anche Giovanna, ci siete mancati tutti. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma se più siamo, meglio è. Anche se abbiamo dimostrato di essere una comunità di apprendimento molto unita, molto collaborativa, insomma. Questo senso l'abbiamo dato. E vediamo un po' che cosa stiamo seminando, vediamo che cosa avviene. Va bene, allora dopo questa piccola introduzione, tra l'altro ripeto, cioè non è che chi sia andato a Piacenza, cioè ripeto, non l'ho ancora detto, e chi è andato a Piacenza non è che sia andato in qualità, insomma, di chissà chi di Edu3D, ma siamo andati come chiunque altro che è andato anche a Piacenza a far vedere quello che ha fatto. In pratica ovviamente non c'eravamo solo noi e c'erano un sacco di altre esperienze, di cui alcune anche più o meno cugine, fratelle, simili. Mi sembra, ho visto, intravisto qua, esempio, che c'era anche Michelle, che mi sembra abbia fatto un intervento, anche lei. E, insomma, cioè, c'è tutto un interesse che speriamo che continui a mantenersi. Comunque, entrando invece nell'incontro di stasera, che poi magari quando arriva Michelangelo vi dirà ancora un po' meglio come funziona, nel senso che e lui, sapete, l'anima, colui che ha ideato, no, l'idea dell'escape room, come, diciamo, filo portante di questo autunno e forse anche di più, perché dipende da come andiamo avanti, ma l'idea fondamentale dell'escape room hanno un simbolo, che tra l'altro mi sembra che sia anche nel simbolo che ha usato Michelangelo, che è questo lucchetto che vedete qua. Ora, non so se questo lucchetto che vedete qua lo riuscite a cliccare. L'essenza dell'escape room è quello di riuscire ad arrivare a aprire un lucchetto, aprire una porta, uscire da una stanza, quindi andare verso la soluzione di un enigma per poterne risolverne altri. In teoria si può cliccare questo lucchetto, quindi se voi cliccate questo lucchetto vedete che c'è uno scriptino e lo scriptino vi chiede una parola chiave. Allora, l'obiettivo di questa serata insieme, come vedremo, sarà quello di aprire il lucchetto. E quindi come facciamo ad aprire il lucchetto? Bisogna dargli la giusta combinazione del lucchetto. Quindi se voi provate a dargli una combinazione sbagliata, potete provare. Cosa vi dice? Cosa vi succede? Sempre ammesso che non crolli la sim, in teoria dovrebbe darvi risposta sbagliata. Se invece azzeccate la risposta, dovrebbe darvi un regalo. Adesso mi sembra che forse ci sono problemi di lag. Comunque, se il regalo sarebbe poi il famoso orsacchiotto che abbiamo accennato oggi nel gruppo di Facebook. Nessuno di voi... almeno a me non mi risponde, quindi probabilmente c'è qualche piccolo problemino. A qualcuno di voi gli ha risposto, gli ha dato risposta sbagliata a queste cose qua? Ma allora l'idea è che se per caso non funziona adesso perché magari c'è... Ah, esatto. a te voi non ha risposto. Quindi i casi sono due, o c'è molto lag, quindi questo è il problema un po' di OpenSim, oppure c'è qualche problema e comunque lo risolveremo, magari adesso viene poi Michelangelo, fa un reset, magari basta. Ah, dopo che avete cliccato ha risposto, ok, quindi allora è questione semplicemente di lag. Perfetto, comunque l'idea è di arrivare a mettere una parola chiave dentro il lucchetto. Allora, vediamo... Allora, questo è il lucchetto, sarebbe l'ultima parte, no, del gioco, che in escape room praticamente bisogna aprire la porta, e il fatto di rispondere a un quiz di questo tipo è molto semplice, è uno dei tanti modi per fare un escape room, non è l'unico, però diciamo che è un simbolo, perché molto spesso le escape room si risolvono o arrivando delle casseforti che con una combinazione opportuna si aprono, o trovandosi comunque determinati oggetti che avendoli in mano si possono, degli utensili, dei martelli, delle cose che consentono in qualche modo di agire sul lucchetto e di uscire.
quello che vogliamo vedere stasera è di vedere come riuscire a gestire un sistema anche relativamente complesso di gestione di quiz o comunque di compiti, di task, che si possono dare al gruppo di lavoro usando un'applicazione che si chiama Action Bound, il titolo appunto dell'incontro di stasera, ed è un'applicazione che adesso vi faccio vedere come la trovate su internet, nel senso che la cercate e troviamo Action Bound, ci si registra, io sono già registrato qua dentro, e qui c'ho le mie... Dunque, l'Action Bound sostanzialmente c'è una parte che si svolge sul sito web dove si progetta una... tipicamente è costruita Action Bound per fare caccia al tesoro, ma è possibile usarlo anche nel contesto di un escape room, se vogliamo, nel senso che si possono mettere dei quiz, degli indizi anche nell'escape room. E stasera vedremo un po' come funziona, quindi prima faremo un esempio, ci giocheremo insieme se ci riusciamo. Quindi dovrete avere a disposizione un cellulare, il cellulare può essere sia Android che iOS, e spero che con questo si risolva. Avete tutti o Android o iOS sotto mano? Prima domanda. Ok, allora, il primo incarico, sempre che non l'abbiate già fatto, è quello di andare, allora vi faccio vedere, ecco, se vedete, qui vedete il mio Android, no? Il mio Android, quindi la prima cosa che dovete fare è andare su, a cercare l'applicazione che si chiama Action Bound, abbiamo detto, vedete che c'è questo simbolo Action Bound, e qui si scarica e si apre. E questa applicazione è normalmente gratuita se si usa in maniera occasionale, altrimenti se si usa anche in ambiente didattico bisognerebbe pagarla. L'abbiamo visto, mi ricordo chi che me l'ha fatto notare, che era a pagamento, e abbiamo visto che nell'edizione diciamo educational costa 45 euro all'anno. Però ad esempio c'è una versione 90 euro per 5 insegnanti o 100 e qualcosa euro per un'intera scuola. Quindi in realtà il costo, visto il tipo di aiuto che dà nell'organizzare caccia al tesoro, insomma, o anche queste cose, è abbastanza contenuto in effetti, perché si può spendere, insomma. Se lo usate in maniera occasionale non c'è neanche bisogno di spendere, cioè si può comunque usare, quindi uno può anche usarlo 10 volte in maniera occasionale, ovviamente poi sta poi all'etica delle varie persone. Come funziona l'Action Bound? Allora, l'Action Bound vuol dire che la prima cosa che bisogna fare è, di una volta scaricato, di fare la scansione di un codice. Quindi lei cosa dice? Vi dice di inquadrare un codice a barre, e il codice a barre da inquadrare sarà questo qui, proprio quello che c'è qui davanti a me. Lo vedete tutti questo codice a barre? Tra l'altro, magari se Michelangelo è arrivato, vediamo, comunque chi di voi è riuscito a inquadrarlo, adesso vediamo un po' se riusciamo a far vedere, diciamo, il... Ok, dunque. Ok, allora vedete che io prendo e inquadro, tanto dovrebbe vedersi sullo schermo, spero. Quindi Action Bound. Vedete che cerco di inquadrare questo codice. Vedete che non appena lo inquadro, lui lo capisce e quindi dice, ah, ecco, guardate, c'è questo qui corrisponde a un... corrisponde, aspetta, vediamo un po' se ce la facciamo, corrisponde a una cosa che si chiama Edu3D Sample, che è un multigiocatore fatto da Pacchio, che sarei io, un altro soprannome con cui sono chiamato, e questi qui sono i rating di altre persone che ci hanno giocato. Ora, lui lo chiama Bound, Bound sarebbe una quest, comunque una caccia al tesoro, e quindi si può cominciare la quest. Allora, cominciare la quest significa... Vedete, prima di tutto bisogna identificarsi, e
Il gioco? Tanto ditemi se si vede bene nello schermo del, lo schermo del cellulare. Spero di sì, qualcuno mi ha detto che lo vedeva un po' strano. Comunque, la squadra, questo può essere fatto anche in termini di più persone, quindi i vostri ragazzi che partecipano a un escape room possono organizzarsi in squadra di due o tre, ad esempio anche, con un cellulare, oppure anche singolarmente, se lo preferiscono, però probabilmente è più interessante farglielo fare a coppia, almeno. E poi qui si dice squadra, ad esempio squadra blu. La squadra blu è composta, ad esempio, da, da Marco e Luisa, ad esempio. E poi si va, si deve dire che si condividono i termini del, del discorso, cioè del, del gioco. E, facciamo, andiamo, quindi questo è già tradotto. Ed ecco, allora, il primo quiz da risolvere. Sì, sto usando AirDroid. Questo qui è un prodotto gratuito che tramite connessione USB permette la condivisione dello schermo. E alla fine ho scoperto che è uno dei modi più semplici per condividere lo schermo. Quindi per fare video o altre cose probabilmente ed è gratuito. Allora, vedete che qui vi sto dicendo che se riuscite a inquadrare il codice QR code successivo che è nascosto nella casa del diavolo, allora potete andare avanti. Tra l'altro questo c'è un multimediale, quindi è possibile se io lo playo. Non so se sentite come c'è una musichetta, comunque se la vedete dal vostro cellulare. Alzo un po' la voce, sentite? È una roba appunto che può essere un po' d'atmosfera. Lo sentite da dove? Dal vostro cellulare o dalla mia cuffia? Allora, sospendo un attimo. Codice sbagliato, mi sembra strano. Qualcuno di voi è riuscito a entrare? Non soltanto il codice. Sì, sento della musica in lontananza. Sentite la musica. Quindi, il primo incarico a questo punto è di andare. E a questo punto... Vabbè, se qualcuno non ci riesce adesso, magari può anche esserci un lag anche nell'applicazione, anche se mi sembra strano. Ok, quindi la cosa sarebbe quella di individuare la casetta del diavolo. Allora, io vi do un indizio adesso, giusto per trovare la casetta del diavolo, bisogna alzarsi e fare un po' di esplorazione vicino. Anche a te ti dice il codice sbagliato. Ma io posso provare a ripetere anche da me, ma mi sembra... Dunque, aspettate che provo a rifare. Quindi, aspettate che cancello, vado direttamente al mio cellulare. Cancello tutto. Lo provo a rifare. Quindi... mi è... Gli provo a chiederlo con la voce. Action bound. Bravo. Mi ha trovato. Vediamo un po' se riesco a entrare. E il codice che dovete inquadrare è quello che sta... Ah, tanto si è ricordato di dov'ero. Il codice che dovete inquadrare è proprio quello che sta davanti a noi qui. Questo qui che adesso magari per semplicità metto lo sposto. E tra l'altro magari conviene che lo inquadrate dritto. Quindi che lo inquadrate più o meno così, in modo tale che il software lo capisca bene. Questo qua, lo vedete nel mio... Anzi, addirittura probabilmente funziona se lo inquadrate nel mio schermo. Anche nella mia registrazione dovrebbe funzionare. Quindi chi è che prima diceva che non gli funzionava, adesso gli sta funzionando? O no? La parentesi, visto... Cioè, non riesce a inquadrarti questo QR code. Se no... stavo pensando... Ma sbagliato, cosa intendi? Perché tra l'altro, Edu...
questo SignUp, andiamo un attimo sul My Bounce, editor di sample. Ecco, nel caso provate anche ad andare su questo sito. Provate a andare direttamente su questo indirizzo sul vostro browser. Dovrebbe comparirvi in teoria anche lì. Proviamo a vedere. Casomai non riusciste proprio, magari riprovate poi in un altro momento, può darsi che... è brutto, però effettivamente non riusciate a vederlo, ma dunque andiamo a vedere cosa succede inquadrando action bound questo. Ecco, vedete, dovrebbe comparirvi probabilmente questo. Dovrebbe comparirvi Edu3D sample e c'è praticamente il... questo è la teoria. Susanna, ma tu hai Android oppure iOS? Non so, stavo cercando di capire se magari qualcosa è relativo al... Android. Hai provato a magari uscire con... sai, killare tutti i programmi in modo tale da provare a vedere se facendo ripartire da zero l'applicazione magari lo vede. L'hai preso comunque anche dal sito, come ho fatto io, andando proprio su quell'indirizzo? Sì. Comunque, non è essenzialissimo che lo facciate in tempo reale, magari può darsi che se riprovi più tardi funzioni meglio, anche se mi sembra molto strano, perché l'ho provato tutte le volte e non mi è mai successo che mi ha dato un codice sbagliato. Quanti di voi gli ha dato codice sbagliato finora? Vabbè, senti, fidati al momento e poi... Quindi Michela Rizzo è un'altra che non gli ha funzionato. Vabbè, chi non gli ha funzionato magari lo riprova fuori lezione. Ok, più in là e lo vediamo perché sembra curioso. Magari al limite può anche darsi che dipende dal cellulare, quindi si può provare a cambiare cellulare. Cioè, giusto per prova, cioè, solo per capire se il problema eventualmente... E nella app o cose del genere. Allora, sentite, quindi la cosa che vi chiederei quindi è di andare a cercare questa casa. Quindi per cercare la casa, quindi dovete alzarvi. Quindi cioè non è molto lontana, la casa del diavolo, ma è comunque qua fuori. Sì, c'è anche per iOS. Quindi, se volete uscire un attimo e cercare nei dintorni della tenda, dovreste trovare una casa. In teoria. Non allontanatevi troppo, è abbastanza vicino, cioè è più che altro per... era più che altro per fare più scena che altro, perché qui in realtà non... Comunque, io so dov'è, quindi mi sto, spero, dirigendo nella direzione più o meno giusta. Vedete che laggiù c'è una casupola con un QR code. L'avete vista? Ecco, si arriva praticamente alla casupola, si inquadra il QR code e vediamo se io riesco a inquadrarlo. Adesso piccolo così, non so se... Bisogna premere scansione del codice, poi vado sul QR code, ok, trovato. E mi fa anche, vedete che viene fuori il maialino più 100 punti. Allora, vediamo un po' quanti di voi riescono a far scatenare il maialino con i 100 punti. Però per farlo dovete venire qua dove sono io e Marlou, qui sul bordo della spiaggia. Qui dovete girare attorno all'alberello, l'albero della vita, e poi arrivare praticamente a questa casetta che ho scaricato in fretta e furia prima da un sito che distribuiva modelli con l'ADA, infatti è talmente in fretta che come vedete c'erano i normali tutte sbagliate. Ecco perché la casa del diavolo. Quindi, ok, Marlu, sei riuscito ad avere i 100 punti?
Yes, bravo. Gli altri quanti sono che riescono ad arrivare a prendersi i 100 punti? Comunque non è, come dicevo prima, anche se non prendete i punti o se non finite la cosa, a me interessava farvi vedere un paio di esempi di funzionamento all'aperto, sostanzialmente. Vedete, come dicevamo la volta scorsa, l'escape room funziona all'interno di una stanza, ma noi siamo all'interno di un intero mondo di realtà virtuale, quindi possiamo muoverci anche a livello di sistemi solari, di città, pianeti, eccetera. Okay? Qualcun altro è riuscito a prendere? Sì, qualcuno l'aveva già fatto, ok, certo. Infatti io l'ho fatto fare in anticipo proprio per vederlo. Quindi, allora, nel momento in cui avete fatto questo punto, io comincio ad andare avanti, vedete che mi ha dato il 100 punti e a questo punto si va al prossimo, no? Allora il prossimo vedete che dice di farvi un selfie nella caverna del drago. Allora qui non l'ho fatta la caverna del drago, ma se volete farvi un selfie davanti all'albero potete farlo, e dovete farlo in teoria con il col cellulare. Quindi andiamo un po' se riusciamo a farmi un selfie davanti. Aspetta, facciamo un selfie con voi tutti qua. Prendo il cellulare. Sì. E provo. In realtà è questo tipo di cosa che farò adesso. Vi faccio il selfie. Adesso non posso farvi vedere come viene dal coso, ma faccio il selfie. Ok, adesso ve lo faccio vedere da AirDroid. Vedete che ho fatto il selfie con le gambe tutte accucciate. E poi gli dico, se mi piace, gli dico ok. E quindi quel selfie viene registrato. E quindi si finisce, si va allo step successivo. Ecco, a questo punto bisogna il quiz successivo è un quiz anche questo di ragionamento, cioè di ragionamento che è legato alla struttura del mondo che avete costruito. Quindi, frase contenuta nello scrigno sotto il tavolo. Ora qui, in realtà, Michelangelo ha fatto una cosa, quindi dobbiamo tornare dove eravamo prima, quindi se volete seguirmi. Di qua, di là, non so quale sia la via più breve, comunque torniamo, vogliamo, che facciamo prima? Torniamo all'ingresso. E in realtà quello che dovete cercare è un tavolo dove sotto c'è un animaletto. E il nome dell'animaletto è la chiave per andare avanti. Vediamo un po' se riuscirò a sopravvivere a questa cosa. Quindi qualcuno di voi ha individuato il tavolo che c'è nello... Allora, c'è un tavolo che è questo qua, poi alla fine. Adesso vi aiuto molto. Ma sotto il tavolo cosa c'è? C'è? Che tipo di animale è? Ok, allora questo nome di animale dovete inserirlo nel vostro cosino. Quindi praticamente cosa facciamo? Andiamo dove siamo e qui dobbiamo scrivere il topo. Ecco qua, possiamo anche scrivere topo minuscolo, minuscolo, come vogliamo. Nel momento in cui gli mettiamo tipo topo fatto così, la risposta direi che è giusta, quindi lui non ha quei vincoli che aveva quel programmino che aveva fatto vedere Giovanna, per questo non gli si diceva esattamente le cose giuste con le lettere maiuscole e minuscole, e quindi è a posto. E poi, ecco, vedete, a questo punto questa è una caccia al tesoro che ho fatto molto molto breve, in cui c'erano solo tre pezzi, e alla fine la frase che serve è questa qui. Allora, quindi se bisogna registrarsi la parola chiave, che come vedete è un po' complicata, no?
Quindi dovete anche riuscire a farla sulla vostra tastiera, che probabilmente non è la cosa più immediata. Ma questa è la frase che poi andrete a mettere sul vostro quando andrete sul lucchetto. E qui, vabbè, io faccio il fubo, nel senso che me la vado a prendere dalla... Se no provo magari a digitarla, vediamo un po' se riusciamo a digitarla. Quindi è questa, dollaro, per cento, e commerciale, e spazio. E spazio, ok. No, è spazio dalla sbarra. Quindi facendo questa cosa qua, sempre che funzioni... Quindi ci piega il suo tempo. Qualcuno di voi gli è arrivato il regalo? Perché a me no? Sto cliccando tutti. Ok, ma come vedete c'è più che altro era il... Vabbè, a me in realtà l'avevo fatto l'altro giorno, quindi vado a prendere gli elementi recenti, oggetti, Teddy e 2D. E quindi se io indosso il mio Edu 3D, il mio cosino, vedete che ce l'ho e ce l'ho preso in mano. Quindi dimostrate di averlo se volete. E quindi avete dimostrato di aver ottenuto l'orsacchiotto. Adesso ovviamente, come vedete, abbiamo fatto la parola, volete lì? Allora vediamo un po'. Sì, la parola era, però vedete che anche qui giunque questa... dollaro per cento e commerciale e cosa dovrebbe essere questa. Ah, Lorena l'ha presa, quindi credo che dipenda, bisogna avere un po' di pazienza. Prima o poi potrebbe arrivare. Vediamo un po'. Preso. Per cosa, eccetera. Comunque, l'importante è che sia arrivato almeno qualcuno, ma il senso del gioco qui, se si riesce a ottenere il coso, però per dimostrare di averlo finito in realtà basta dimostrare di avere la probabilmente o arriverà in ritardo, forse avremmo dovuto fare il reboot. Io ho dovuto provare due volte, riprova magari. Io ci ho provato anch'io un po' di volte, ma non è che me l'abbia dato, ma comunque il concetto è che... Infatti vedete, il motivo per cui di solito, soprattutto in OpenSim, diffido un po' degli script, è perché script anche abbastanza semplici come questo, non sempre funzionano, e quindi è uno dei motivi per cui poi ho cercato... Cioè, quindi avete capito il motivo per cui ho cercato di fare gli script fuori OpenSim, quindi action bound... Sostanzialmente mi permette di fare delle cose senza fare nessuna programmazione, quindi chiunque può farlo, e funziona, almeno a parte dei 2D prima, che anche loro non sono riusciti a far funzionare i QR code. Ora, a questo punto, questo era solo, diciamo, un piccolo show, cioè quindi serviva soltanto per mettere in movimento il vostro avatar, quindi lui avrà perso qualche chilo e voi probabilmente no. Certo, infatti questo è l'essenza. Però mi piace come metodo didattico far stimolare, insomma, la curiosità, nel senso far vedere come funziona prima di usarlo. Nome di Rossetto, potete dargli voi il nostro nome. Rossetto, peraltro, l'ha fatto Michelangelo. Teddy, certo. Nel frattempo mi domandavo, è arrivato per caso Michelangelo? Che si pensava prima che stavamo aspettandolo. Sì. Allora io, prima di spiegare, magari faccio una piccola interruzione. E diceva Giliola che tu potevi
o comunque Giliola ti obbligherà a fare un piccolo resoconto della grossa cosa che hai fatto, o anche se vuoi dire qualcosa sulla serata. Io sono in Zoom. Vuoi, puoi parlare, sì? Tempo a vedere che... Mi sentite? Sì, ora sì, vai. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto stavo seguendo, naturalmente, come tutti voi. Niente, volevo dirvi una cosa carina che è successa oggi, visto che parliamo di escape. Oggi sono stato, forse qualcuno ha sbirciato sul mio profilo poco fa, durante la lezione, sono stato praticamente a una scuola qui vicino casa, dove ero stato invitato come innovatore in rappresentanza dei mondi virtuali, insomma, per parlare dei mondi virtuali e per partecipare a questa sfida digitale che forse qualcuno di voi che conosce, che si chiama DigiEduHack, che praticamente viene svolta in tutta Europa, e la domanda a cui si doveva rispondere tramite delle proposte che ogni team faceva era appunto come la realtà aumentata, la realtà virtuale o i modi virtuali possono in un qualche modo migliorare l'apprendimento. Personalmente con il mio team, da studenti, tre studenti di scuola media, una psicologa, una esperta e due docenti, abbiamo deciso di approfondire naturalmente il lato dei mondi virtuali. E durante la proposta dell'idea che doveva essere elaborata in tutta questa giornata, abbiamo iniziato alle 7 praticamente, abbiamo terminato alle 8:30. Abbiamo praticamente elaborato questa un'ora idea, e mezza o tutta la giornata? Tutta la giornata, dalle 7 mattina alle 20:30. Abbiamo praticamente elaborato questa risposta a questa domanda nei mondi virtuali. Quindi c'è stato, sia da parte dei ragazzi, anche da parte dei docenti, che peraltro non erano mai entrati nei mondi virtuali, a parte una docente, che però è da parecchio che mancava, io ho fatto vedere qualcosa anche di 3D, ho fatto vedere tipo il progetto Dante, ho fatto dare un'occhiata più in là, e strada facendo, mentre proponevano loro le cose, siamo arrivati casualmente a definire il progetto. E praticamente come progetto abbiamo elaborato un escape room. Un'escape room dedicata alla scienza, che praticamente parte dal laboratorio reale che c'è in questa scuola e poi si espande andando a toccare alcune cose che fisicamente non si possono vedere, come la molecola di una cellula e robe simili. La cosa ancora più positiva è che naturalmente al termine della serata c'è stata una premiazione tra tutti i gruppi. Il nostro era l'unico gruppo che ha approfondito i mondi virtuali e la cosa bella, anche soprattutto per i ragazzi che hanno partecipato in donativo, che ci siamo classificati primi. Ve lo dico perché, dato che anche voi state seguendo questo percorso, quindi anche voi state producendo questi escape, come vedete c'è interesse, la giuria ha apprezzato questa cosa, questa iniziativa, quindi sono molto contento e ancora più contento perché evidentemente questa cosa che stiamo facendo anche qui ha un riscontro didattico che comunque è tangibile anche da chi in un certo qual modo si prova a dedicare l'efficienza di attività di questo genere. Adesso non rubo altro tempo a Salazar, è tutto qui, insomma. Beh, sei sempre troppo sintetico, nel senso che sicuramente avete fatto un sacco di cose che ci stai nascondendo. Comunque, tra parentesi, ringrazio Michelangelo perché è lui che ha un po' costruito lo script del lucchetto, questo qui di stasera,
e ha procacciato in qualche modo l'orsacchiotto, Teddy 3D, possiamo chiamarlo Teddy 3D, perché vedevo adesso appunto che c'è il simbolo di Edu 3D, e poi c'ha insomma ha messo un po' di cose, ha fatto il topino, insomma, ovviamente ha fatto poi tutto il resto. Allora, voi siete curiose, insomma, ce lo date cosa, l'orsacchiotto, a chi non l'ha ricevuto? Qualcuno? Magari Michelangelo, fai un po' il giro per vedere se di darglielo, perché non funzionava benissimo lo script, quindi c'era un lag folle, e quindi qualcuno non è riuscito a far funzionare lo script. Questo è uno dei problemi che dicevo prima appunto sugli script. Va bene, allora adesso andiamo a vedere come ho costruito l'action bound. Intanto la cosa interessante è che qui possiamo vedere i miei bounds, come hai visto prima. Tra l'altro sui bounds si può mettere anche un disegno, lo vediamo tra poco come si fanno, però la cosa interessante che volevo farvi vedere è che intanto si può fare anche il test del bound, quindi non l'ho fatto, ma poi ci sono i risultati in cui si può vedere tutti quelli che ne hanno fatto, si può vedere quante persone, quanti gruppi hanno fatto il bound, quanti partecipanti complessivi, quando hanno giocato, quanto è durato mediamente, quanto hanno preso, e poi ci sono tutte le squadre, vedete? E per ogni squadra c'è scritto il nome della squadra, il numero di giocatori, no? Quando hanno giocato, la durata complessiva, i punti che hanno preso, e poi è possibile andare a vedere il risultato. Quindi squadra per squadra, la squadra verde che era Giliola Laura, in realtà probabilmente era solo Giliola. Tra parentesi, quando finisce, io questo non ve l'ho fatto vedere prima, ma quando si finisce il bound, si scaricano tutti i risultati, quindi si preme qua e si vedono i risultati, poi si va al risultato. E a questo punto vi dice che sono arrivato, in che posizione sono arrivato. In questo caso sono arrivato primo su 19, quindi da tutte le statistiche, e poi si può chiedere se dei propri dati si vuole pubblicarli o meno, e poi se si vuole, se si vuole avere anche una specie diciamo, credo un certificato, no, di partecipazione, si dà l'email e poi si può dare un commento, cioè, ottima escape room, quello che è, ammesso che sia un escape room, e poi gli si possono dare le valutazioni che noi ovviamente mettiamo tutto quanto vogliamo, e queste valutazioni diventano poi pubbliche, no? Varietà, eccetera, eccetera, divertimento, intanto qui su un po' e poi difficoltà, non era difficile perché torna sempre all'inizio. Anche voi, Vito, quanto educativo, mettiamo 4, vediamo un po', abbiamo finito le cose e abbiamo poi inviare, e quindi questi dati che vengono inviati, questa è la cosa interessante, vengono registrati qua. E poi qui è possibile vedere tutti i risultati, nel senso che si può vedere se effettivamente il gruppo ha finito, ha cercato il QR code, quindi Code Found l'ha trovato, ha preso 100 punti, quanti secondi ci ha impiegato. Questi sono i selfie, quindi si può vedere praticamente i selfie che sono stati fatti. Questo è un quiz elementare, cosa hanno risposto, quanti punti hanno preso, e si vede cosa gli è stato detto. Ok? Quindi e qui eventualmente, se avessero dato il rating, si vede quanto hanno dato i rating. Invece, per la composizione, vediamo un po' il contenuto. Questo fa vedere come era strutturato questo gioco. Cioè, questo gioco era fatto, come vedete, da 1, 2, 3, 4, 4 step. Il primo step era c'era un contenuto multimediale, che in questo caso era un suono, insomma un MP3, credo che avessi trovato da qualche parte. Poi, visto che questo era il tipo di giochino, era lo scancode, quindi vuol dire cercare uno scancode da qualche parte. E, come vedete, si può dire che certe parti della quest possono essere facoltative o meno,
E quindi questo, io ho messo tutto obbligatorio, quindi per andare avanti bisogna fare ogni step, però è possibile avere degli step facoltativi. E dopodiché abbiamo la prima mission, che era una mission che diceva di fornire delle foto, e quindi queste foto venivano fatte con semplicemente, con, non c'è nulla di giusto o sbagliato, diciamo prima, semplicemente venivano, si fa una foto e si consegna. E poi invece questo qui è un micro quiz in cui si fa una domanda e una domanda si ha le risposte. Ci sono in realtà diversi tipi di attività. E l'ultima attività è molto semplice, è semplicemente un'informazione dove vengono fornite delle informazioni. In questo caso l'informazione è una parola chiave che serve per aprire il lucchetto. Quindi questo è il è più o meno, insomma, come appare un gioco una volta fatto, che è un gioco, ma serve questo bound. Però se volessimo crearlo da zero possiamo vederlo qua, quindi facciamo create bound, quindi facciamo new bound, e qui la cosa interessante è che possiamo dargli un titolo, è ovvio, gli diamo esempio 2, no? Di bound, possiamo dargli anche una URL, e quindi nella URL possiamo dire esempio 2, sperando che non sia già usata. Poi potete scegliere se è un single player o multiplayer. Se gli stage da fare sono in ordine fisso o flessibile, direi che fisso può essere una buona cosa, e si fa create bound. Ecco, la cosa che a me mi ha molto colpito di questo programmino è che io, senza leggere istruzioni di nessun ordine di grado, sono riuscito a crearlo subito. Perché mi è sembrato molto istintivo, molto intuitivo. Quindi qui mancano le schede, quindi la prima scheda che voglio fare, ecco, qui mi chiede che tipo di scheda voglio fare uno stage. Questo stage serve solo per strutturare in sezioni il bound. Poi c'è information, che vuol dire che si danno delle informazioni a chi gioca, si fa un quiz. Aspettate che lo stringo un po', perché sennò non... c'è un simbolino di AirDroid che mi disturba. Una mission vuol dire una mission vuol dire semplicemente fare qualche cosa di cui non c'è una risposta giusta o sbagliata. Poi c'è questo che a me piaceva molto, è il find spot. Find spot vuol dire, se giocato all'aperto, che la persona è invitata ad andare in un posto con delle coordinate geografiche. Allora, la bound tramite il cellulare si accorge se siete arrivati alle coordinate GPS. Nel momento in cui siete arrivati in quelle coordinate, dà la soddisfazione della scheda. Lo scan code l'avete visto, che serve semplicemente per andare a cercare un codice QR da qualche parte. Survey non l'ho fatto, ma adesso magari proviamo a vedere un po' com'è, ma tendenzialmente è un polling, quindi un questionario, un sondaggio, e tournament non ne ho idea. Ah, dice di fare praticamente delle sfide fra i vari partecipanti, magari possiamo, adesso non so, cioè adesso sicuramente cose nuove non si potremmo avere problemi a farle, però vediamo, ad esempio, information, quindi information vuol dire che qui possiamo andare a dire, non so, dice la quindi potrebbe essere qualunque cosa, tipo l'escape room, oppure room nasce come, insomma, eccetera eccetera. Potete chiacchierare, potete fare mettere in grassetto, mettere delle immagini, le immagini le scaricate, le caricate, piuttosto che aggiungere dei video, no? E qui abbiamo, per esempio, questo qui era un video, quel video che avevo messo prima della, ecco, lo mette qua, ecco il video della musica. La musica c'era questo qui del diavolo che avevo scaricato, quindi aggiungo la musica e il video. E poi, ecco, vedete qui si fa vedere che c'è un video e probabilmente anche la musica, e questo è un'informazione, no? E quindi si è fatta questa cosa. Dopodiché si può mettere, come avete visto prima, di andare su uno scan code, quindi scan code, bisogna cercare, e quindi stanno informazioni, qui si mette sempre con lo stesso sistema,
dell'informazione per arrivare allo scan code, e poi lo scan code viene generato automaticamente da lui, oppure se avete un vostro QR code potete usare il vostro. Quindi se avete uno scan code specifico, altrimenti lui ne genera uno casuale. E poi ci sono i settings che dicono se praticamente se lo step può essere saltato oppure no. In questo caso diciamo che questo step non può essere skippato, quindi questa è la ricerca dello scan code. Poi io avevo fatto un find spot, no, nel mondo virtuale ha poco senso, però ho dato una mission, la mission era fatevi il selfie, vedete, è scritto anche qua, e il tipo di soluzione è di fornire, ad esempio, o un testo, quindi un brano, oppure fare una foto, oppure di fare l'upload di un video che si chiede alle persone di fare, oppure di fare l'upload di un audio. E questo suppongo che si faccia tutto, anzi, più che suppongo, è sicuro, si faccia tutto da cellulare. Quindi si chiede alle persone proprio di registrare dal cellulare e di fare dei video dal cellulare. Credo che sia un modo, insomma, si può anche chiedere al partecipante di fare dei commenti o di certificare, insomma, di descrivere ciò che vedono, cose interessanti di questo tipo qua. Altra cosa, si può, vabbè, adesso vediamo le cose che, vabbè, il quiz, quello che ho fatto, il quiz c'è una domanda e sempre con le stesse cose, si possono anche mettere degli attachment e dei link, quindi tra l'altro si può anche andare a vedere quei link delle cose. La risposta può essere una multiple choice, oppure un numero stimato, o una lista ordinata, non so cosa sia. Comunque, quindi potete anche chiedere quanto vale pi greco, ad esempio, e aspettarvi che i vostri allievi riescano ad avere. Quindi si fa, ad esempio, estimate numero, il corretto sarebbe 3,14, 15, 92, 6, no? Voi mi aiutate, voi? Allora, e le risposte giuste accettate qualunque valore, compreso fra 3 e 4. E poi qui, in pratica, si possono fare delle domande anche in un modo molto, molto, diciamo, libero. Quindi, cioè, se uno risponde 4 viene anche accettato, ad esempio, a meno di altre cose. Settings sono quanti tentativi volete dare per poter rispondere al quiz. Quindi i tentativi possono essere, non so, 5 tentativi, 2 tentativi, insomma, quello che è. Questo se devono rispondere esattamente per proseguire, eventualmente un int, nel senso che per ogni risposta sbagliata gli si tolgono tot punti, e poi gli int, magari gli si dice guarda che pi greca è sotto minore di 10, ad esempio, minore di 10, qualcosa del genere. E poi dovete dirgli se dovete fargli vedere la soluzione se hanno risposto sbagliato. Quindi si può fare così. Ah, correct value in integer, perfetto. Quindi pi greca si presta poco, niente. E vabbè, insomma, pensavo fosse più bene. Ma comunque anche così va bene. Multiple choice invece sono le domande così, quindi facciamo risposta 1, risposta 1, una risposta 2, risposta 3, e qui gli si dice quale di queste risposte è quella corretta. Questo ad esempio, risposta 2, settings, solite cose, gli si può dire il hint, qui no. La cosa, time limit, ecco, potete dare anche un limite, quindi time limit potete dire che devono rispondere al quiz, non me lo fa fare, non so perché, ma ci provo più tardi, comunque in teoria dovrebbe funzionare anche questa cosa del tempo limite. Comunque c'è tante cose simili. Comunque, supponendo, aggiungiamo magari anche quello che non ho visto, ad esempio il survey, vuol dire quale, cioè ti piace, no? Ti piace l'escape room e l'ambientazione, ad esempio.
l'ambientazione e le risposte sono più o meno fatte come nella risposta, quindi sono un polling, quindi si mette sì oppure no, e poi suppongo che poi alla fine faccia anche dei diagrammi delle risposte. Questi simboli servono solo per portare su e giù le risposte, questo per cancellare una risposta, quindi questo correct answer required to continue, quindi abbiamo fatto quello, questo è il poll, answer sì o no, proviamo a mettere l'ultimissima cosa, il tournament, quindi si fanno... si fanno le sfide fra i ragazzi, ad esempio, dice chi può tenere il fiato più a lungo, dice qua, i due giocatori vengono scelti a caso, uno con l'altro, sei pronto per la partenza, quindi vabbè, sono più che altro sono delle indicazioni, non sono delle cose interessanti, e poi c'è una cosa, un qualche cosa da dire quando poi si è vinto, insomma, cerimonia del premio, insomma, vabbè, questo qui è relativo. A me interessava dire che una volta costruito i vari step di questo signore qua, possiamo andare, quindi la bound è creata, quindi noi possiamo, questi sono i vari pezzi della bound, quindi torniamo, vediamo un po' se riusciamo a tornare a dove la stavamo progettando, quindi direi qui my bounds, sono questi. Quindi l'abbiamo fatto, esempio 2, questo. Vedete che il bound is offline, quindi non è utilizzabile in questo momento, però noi ed è offline. Se vogliamo farla giocare dobbiamo trasformarla in online, quindi così a questo punto diventa giocabile. Quindi potete anche attivarla oppure spegnerla, quindi farla funzionare soltanto in determinati momenti. E poi potete fare il test della vostra. E a questo punto qui, facendo la scansione di questo QR code, parte, diciamo, una versione di test. La differenza fra il test e l'online è semplicemente il fatto che i giri di test vengono rappresentati nei risultati in maniera diversa, in modo tale da poterle gestire direttamente. Notate che questa applicazione è pubblica, nel senso che ci sono delle cacce al tesoro che sono fatte praticamente su scala europea, quindi si possono giocare, e ce ne sono parecchie, quindi se noi andiamo, non so, dove volete che vado a cercarne una, dov'è? Qui? A Genova ce ne sono 3, neanche tantissime, neanche 0. Quindi questa è un action bound, caccia al tesoro, fine anno 2019. Quindi qualcuno ha fatto una caccia al tesoro. Si va al bound e qui dice praticamente quanto dura, le coordinate in cui andare, quindi in questo caso bisogna proprio andare in un posto specifico di Genova e poi da lì parte una caccia al tesoro in cui presumibilmente chi ha fatto questo bound ha disseminato QR code, eccetera, in giro proprio per una città vera, in questo caso è Genova, e bisognerebbe in effetti, se volete, poi fare delle prove, esperimenti per vedere come funzionano le bound che si trovano in giro. Allora, scusate la lunghissima dissertazione, era abbastanza chiaro quello che spiegavo? Oppure magari la mia voce non si sentiva, che a volte uno magari parla per un'ora. Ci sono domande su queste cose? Piccoli commenti anche? Cioè, vi sembra interessante come possibilità da aggiungere nelle vostre escape room da giocarsi in... nei mondi virtuali, ma però ecco la cosa che io ci tengo è che forse son fatto male, ma io sono tendenzialmente molto, cioè io tendo molto a generalizzare tutto, nel senso che secondo me poi alla fine le cacce al tesoro, l'escape room,
Vi ricordate che abbiamo avuto una discussione la volta scorsa perché per me io le confondo, no? Ma sono alla fine soltanto dei modi per far vivere alle persone delle esperienze, e tramite questo modo di vivere questa esperienza, in cui tendenzialmente le persone, il 90% delle persone si trovano abbastanza a loro agio, quindi si divertono, giocano, insomma hanno passano bene il tempo. E se nel frattempo voi inserite, e questa è la scommessa, in strutture di questo tipo, anche dei contesti educativi, queste informazioni educative vengono assimilate sicuramente molto meglio che non spiegate in metodi tradizionali. Ovviamente queste cose funzionano molto meglio probabilmente per i piccoli, ma credo che insomma è abbastanza evidente, ci sono degli adulti che giocano alle cacce al tesoro senza problemi. Tra l'altro, una cosa, a me succedono sempre queste cose, ma io sto leggendomi adesso l'intera biografia di Alan Turing, non so se, ovviamente sapete chi è Alan Turing, no? E studiando, leggendo questa biografia, ho verificato che è riuscito, cioè lui ha partecipato mentre era in America, quando aveva diciamo sui 25-29 anni, ha partecipato a diverse cacce al tesoro, fatte con altri ragazzi, altri insegnanti, insomma delle università a cui partecipava, e che molte di queste cacce al tesoro avevano appunto degli enigmi, o comunque dei giochi, diciamo, di risolvere delle cose criptate, che poi hanno condizionato e hanno reso anche Alan Turing, che di per sé invece era una persona molto poco sociale, chi ha studiato la sua biografia me lo può più o meno confermare, e che gli ha dato insomma degli spunti di questo tipo. Ora, Metaverse, Giovanna me l'aveva suggerito qualche giorno fa, io l'ho provata a vedere, ma come diceva Giovanna in un appunto che ho lasciato l'altra notte, l'ho trovata un pochino più complessa di questa, nel senso che io cercavo di fare delle cose, ho visto che bisogna lavorarci un po' di più. I risultati in realtà sono tarati su un tipo di discorso che è leggermente diverso, nel senso che a me piacerebbe Metaverse, allora vi spiego, Metaverse lavora sempre sul cellulare, quindi siamo agganciati al cellulare, si fa, però è fortemente tarata su ciò che si fa sul cellulare, nel senso che il cellulare crea un ambiente di realtà aumentata. Realtà aumentata cosa vuol dire? Che vengono posti davanti alla camera, cioè, così come stasera avete visto che ho fatto i vari step della caccia al tesoro, anche in Metaverso, in questa applicazione, si fanno i vari step, e in ogni step compare un personaggio, un character, lo chiama, e questo character viene inquadrato in qualche modo e diventa parte integrante della realtà aumentata, cioè tipicamente quando l'ho fatto io compariva tipo un orsacchiotto come questo, ma lo vedevate inquadrato dal sì, anche se il film di Alan Turing, dopo che ho letto il libro, mi è sembrato molto molto semplicistico. Dicevo, quindi in realtà aumentata però si gioca tutto a livello di quello che crea quell'applicazione, cioè il metaverso è concentrata sul creare delle applicazioni in realtà virtuali, cioè di realtà aumentata, che si risolvono dentro quello che state creando. Io non so se si possa, ad esempio, questo glielo chiedo a Giovanna che la conosce meglio, se si può con Metaverse mettere un carattere in una posizione specifica GPS, cioè tipo se io voglio mettermi, voglio depositare un orsacchiotto virtuale su una mia libreria, no? In casa, oppure in una scuola, questo lo posso fare in modo tale che quando giro per la scuola, solo quando arrivo in quel posto lo posso vedere, perché quello sarebbe, ecco, se lo facesse una cosa simile potrebbe essere di ausilio nelle escape room, diciamo, reali.
altrimenti non riuscivo a vedere come riuscire a inquadrare quello, no, a livello di quello che stiamo dicendo adesso. Comunque lo possiamo poi approfondire. Ma magari metaverse, Giovanna, poi te lo studi e ce lo fai vedere con tranquillità. Io per stasera credo che vi ho tediato già a lungo. Se qualcuno di voi non ha ricevuto gli orsacchiotti, lo dica poi a Michelangelo. E sempre che se non avete grosse domande, direi che in un'ora spero che avete gradito anche la caccia al tesoro in cui vi siete mossi, avete corso, volato prima. Dunque, lo script del lucchetto in realtà lo devi chiedere a Michelangelo, perché l'ha fatto lui, cioè, me l'ha regalato, ma io non ce l'ho neanche, nel senso che è solo qua, quindi lo direi che o Michelangelo te lo dà direttamente, oppure sì, ora lo invio a tutti. Sì, se riesci a metterlo ovviamente full permission, che... E tra l'altro poi provatelo, io credo che questi script qua abbiano un po' di problemi quando vengono cliccate da 20 persone contemporaneamente. Ti ricordi, Michelangelo, che ti dicevo che c'erano sempre problemi con... Eh sì. Il problema è che non ha caricato il lucchetto e quindi non lo vedo. Ah no? Beh, comunque facciamo così, se per caso non ce la riesci a farlo adesso, o metti questo lucchetto che tutti possono prendere una copia, così magari anche gli altri possono farlo. Un attimo solo, devo uscire e rientrare altrimenti. Ah sì, si è bloccato come al solito. No, non mi fa vedere nulla, cioè non ha caricato tutto. Sì, perché questo è quando c'è lag che fa queste cose. Che... Ah, chiedevano se glielo dai in Classroom. Sì, ve la posso legare anche in Classroom, non c'è problema. Dovrebbe esserci una cosa simile, credo. Comunque è molto semplice, saranno neanche due righe. Ve lo allego comunque. Ah, NB, invece io avevo fatto una variante di questo script per iFidelity. Dovrebbe esserci comunque in classe, ora che ci penso. È script text box. C'è in dice, Michelle dice che non c'è Classroom. Forse perché non ero riuscita a iscriversi al corso. Anche il... Ah, sì, infatti, ok. No, devo preparare un articolo con l'elenco di tutti gli script. Comunque sul mio canale c'è il video con il link di Textbox. E comunque sì, devo preparare questo articolo con gli script. Diciamo che lo preparerò poi quando ci avviciniamo alla lezione di script. Quindi non preoccupate, cioè avrete comunque tutto il materiale. Però ve lo invio comunque. Sì, Lucia diceva a Michelangelo che proprio l'ha detto lui che lo vuole mettere in Classroom. E poi ha detto che lo metterà anche, quindi non è che lo mette solo in un posto e non nell'altro, vero? Lo mette in più posti contemporaneamente, sì, mi sì. Sa. Va bene, allora adesso la prossima volta non ho capito se c'è qualcosa o no. Tu, Michelangelo, com'è? Allora, la prossima volta abbiamo il programma Eva con un laboratorio di costruzione, però ora mi dicono che Eva non sta tanto bene, quindi vediamo... Se riesco a preparare la lezione, sicuramente. Ciao Eva. Altrimenti, vabbè, ve lo faccio sapere. Sì. Qualora non ci dovesse essere questo appuntamento, possiamo anche prenderci una serata di pausa o anticipare una piccola sorpresa che stavamo pensando di fare un po' più in là. Quindi, qualora non ci dovesse essere questa cosa, possiamo fare un'altra cosa carina anche di pausa e interessante che vi sveleremo più là. Non ci giochiamo tutte le carte. Voglio dire un'altra cosa, giusto, mentre la batteria si carica, vi ringrazio veramente per la partecipazione anche a questi primi seminari. Ho visto che c'erano 26 persone collegate, quindi si vede che vi sta piacendo il progetto.
quindi grazie. E niente, ora vediamo se vi riesco ad inviare questo script. Allora. Ok, allora io direi che stopperò la registrazione adesso e provo poi a fare l'upload su YouTube. La pubblico poi su Facebook. E, quindi niente, io vi auguro buonanotte a questo punto e terminiamo. Vediamo se riesco a...